Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Bisogna riconoscere che in Occidente le persone muoiono più per il troppo mangiare che per insufficiente nutrimento. Il digiuno di 1 o 2 giorni può essere salutare. Ma accanto ai golosi e agli ingordi esistono anche persone che vanno da un estremo all'altro e digiunano in modo esagerato. In ciò vi è un grande pericolo. È più saggio mangiare con moderazione un cibo buono e adatto al proprio temperamento. Allora non sarà del tutto necessario digiunare. Quando si studia la chimica alimentare, si può constatare che alcuni alimenti possiedono proprietà che si dimostrano utili in certe malattie. Per esempio, gli agrumi sono dei meravigliosi antisettici, prevengono le malattie. I cereali, soprattutto il riso, sono antitossici perché distruggono i germi della decomposizione. Se si conoscono bene le proprietà medicinali degli alimenti, possiamo servircene per curare le malattie e i malesseri che ci affliggono, senza dover ricorrere al digiuno. Nelle antiche dispensazioni si esigevano sacrifici di tori o di capre per espiare i peccati. In quei lontani tempi l'uomo attribuiva ai possedimenti materiali un grande valore e rinunciarvi costituiva un grosso sacrificio. Per ogni sua trasgressione l'uomo doveva offrire sull'altare degli olocausti dei beni ai quali era affezionato. Dio gli appariva come un severo e spietato signore del quale era pericoloso alienarsi le buone grazie. Tuttavia, vi è sempre stato un insegnamento esoterico, a noi oggi svelato, secondo cui il sacrificio richiesto, in realtà, è quello che l'uomo compie nel profondo del cuore, dando quello che egli predilige di più. Non si tratta del valore intrinseco dell'animale o dell'oggetto materiale. Nelle antiche scuole di misteri lo si insegnava agli aspiranti che si preparavano ai riti mistici dell'iniziazione. Per esempio, venivano rivelati i misteri del corpo vitale e dei suoi 4 eteri. Gli aspiranti erano perfettamente istruiti circa le funzioni dei 2 eteri inferiori. Essi sapevano che tutte le funzioni puramente animali del corpo fisico dipendono dalla densità dei 2 eteri inferiori, mentre i 2 eteri superiori costituiscono il corpo anima, veicolo dell'amore disinteressato, che si costruisce grazie al servizio reso agli altri. All'aspirante premeva di edificare questo splendido abito nuziale, dedicandosi ai suoi simili e vincendo i desideri della sua natura inferiore, come facciamo oggi. Questi fatti erano tenuti segreti alla massa, ma il segreto non era sempre custodito scrupolosamente. Qualche neofita, impaziente di arrivare alla realizzazione, perdeva di vista il fatto che è solo col servizio disinteressato che si tesse l'abito nuziale composto dai 2 eteri superiori e riteneva che la massima occulta, che dice «l'oro nel crogiolo, fuso nel fuoco, più leggero del vento, sempre più alto», non avesse altro significato che purché le scorie della natura inferiore siano eliminate, poco importa quale mezzo si impieghi. Nel fondo del crogiolo non poteva restare che l'oro puro dei suoi eteri superiori o corpo anima che apriva l'accesso ai mondi invisibili. Questi neofiti pensavano che
poiché l'etere chimico è l'agente dell'assimilazione, sarebbe stato facile eliminarlo dal corpo vitale, privando il corpo del nutrimento. Ma il risultato che queste persone smarrite e i loro adepti ottenevano era ben lontano da quello perseguito dalla scuola di misteri, dove si insegna che il corpo fisico è innanzitutto il tempio di Dio e che è grave peccato insudiciarlo, distruggerlo o mutilarlo in qualsiasi modo. Lasciarsi andare a soddisfare esageratamente i propri appetiti è un peccato che comporta determinate conseguenze, ma non è più riprovevole della pratica del digiuno, attuato allo scopo di conseguire l'elevazione spirituale. Vivere bene non è né digiunare né festeggiare, ma semplicemente dare al corpo ciò che gli è necessario per conservarlo in buona salute, affinché si mantenga vigoroso per essere il perfetto strumento dello spirito. Di conseguenza, digiunare con l'intenzione di elevarsi spiritualmente è un pessimo sistema che produce un effetto diametralmente opposto a quello perseguito.